Buongiorno. No, va benissimo. Ne ho approfittato per incontrare alcuni imprenditori, perché Napoli soffre. È una situazione incredibile di una città con mille problemi, con un sindaco che si candida a governatore di un'altra regione. E quindi spero che arrivi presto il voto per il sindaco di Napoli. E dal mio punto di vista personale ritengo che Castello Maresca sia una grande opportunità per Napoli e per un rinascimento di questa straordinaria città. Per quello che riguarda il Tribunale, per me, se qualcuno che mi ha minacciato e insultato chiede scusa e fa 1.000 euro di donazione a un'associazione di volontariato di Napoli, e ce ne sono tante, da quella dei bambini disabili a quella di Pino Maddaloni, la partita è chiusa, perché ci sono cose più importanti di cui il Tribunale deve occuparsi. Saresti proprio più vicino, l'ha incontrato, proprio qui alla Torre C? No. Poi oggi è zona rossa, quindi io sono ligio e riduco al minimo indispensabile gli incontri. Castello Maresca l'ho sentito, l'ho incontrato più volte, lo apprezzavo da magistrato e lo apprezzo tuttora da magistrato anticamorra, che conosce benissimo i quartieri, le periferie, i disagi, le speranze dei borghi di Napoli, e penso che da sindaco possa fare tanto per questa città. Ma va bene come candidato anche senza simboli di partito? Ragazzi, qua però se mi fate una domanda alla volta io riesco a capire. Segretario, anche senza simboli di partito va bene la candidatura di Maresca? Come entrare nel governo Draghi per me significa un atto d'amore per l'Italia, perché il bene dell'Italia viene prima dell'interesse di partito. Napoli è una città unica, straordinaria da tanti punti di vista, che merita qualsiasi sforzo. Io ovviamente sono segretario della Lega e sono orgoglioso di quello che la Lega fa a nord a sud, e appena finirà la zona rossa in campagna presenteremo una 50 fra sindaci e amministratori locali che aderiranno alla Lega in tutta la campagna. Però se volessimo pensare a un laboratorio Napoli, dove i partiti danno una mano ma lasciano che i protagonisti siano i cittadini, io ci starei. Senatore, a proposito del governo, dovrebbe dimettersi, secondo lei, per correre poi da sindaco, dimettersi ora? No, però chiedetelo a lui, io non so neanche se vorrà candidarsi o meno. Io ho espresso il mio apprezzamento per lui come magistrato e spero in futuro come sindaco. Adesso si voterà a ottobre, lascio alla sua totale libertà le sue scelte, non mi permetto di decidere della vita altrui. Sicuramente in ballo c'è il ritorno al passato, alla mo' di Bassolino. Ecco, io auguro ai napoletani un buon futuro, non un ritorno al passato. È l'unico nome sul tavolo della Lega, oppure si è parlato dell'imprenditore Monti, sono fatti anche altri nomi. È quello che mi ha convinto di più tra le persone che ho incontrato. Senatore, a proposito di governo, lei ha chiesto un'accelerazione, un cambio ovviamente di passo, e non soltanto dal punto di vista dei nomi, ma lei ha chiesto anche un cambio di passo per quanto riguarda la ricerca dei vaccini. Ha avuto incontri non soltanto in Europa ma al di fuori dell'Europa. La priorità della Lega, noi lavoriamo giorno e notte dentro e fuori il Parlamento per produrre vaccini in Italia e comprare vaccini all'estero, per mettere in sicurezza la salute degli italiani, per la pace fiscale e cancellare una volta per tutte decine di milioni di cartelle esattoriali, spero fino a 10.000 euro, e per dei rimborsi da approvare entro questa settimana, che arrivino sui conti correnti di milioni di partite IVA di lavoratori entro le prossime settimane. Noi siamo al governo per fare cose serie. Lo Ius Soli non è una cosa seria, anche perché ricordo al distratto parigino Letta che l'Italia è il paese che in Europa concede più cittadinanze, con la legge attualmente vigente. Quindi se parla di Ussoli vuol dire che vuole far cadere questo governo, non ci sono altre spiegazioni. Noi siamo a sostegno convinto di Draghi e pensiamo che Draghi sia un'opportunità per l'Italia e per gli italiani. Cioè lei davanti a una richiesta di questo genere toglierebbe la maggioranza? Ma non penso che Draghi abbia neanche la benchenima intenzione di parlare di Ussoli o di cittadinanza agli immigrati. L'unico tema su cui lavorare seriamente è ridurre gli sbarchi. Lei più volte ha chiesto delle riaperture, oggi sì. Con tutti questi contagi rifarebbe la stessa richiesta? Io penso e spero che il 7 aprile, giornata mondiale della sanità, segni il ritorno alla vita in Italia. Quindi il sacrificio di questi giorni di marzo lo subiamo, lo sopportiamo, lo rispettiamo,
però conto che il combinato disposto fra l'arrivo della primavera, il piano vaccinale finalmente operativo e il buon senso degli italiani, da aprile segna il ritorno alla vita. Io penso e spero che la prossima estate sia l'estate del boom economico per il turismo e per l'impresa italiana. Non possiamo sopportare oltre altri mesi di chiusura. Ma secondo lei arriveranno... Ma guardi, noi siamo al governo da un mese. Vorrei sapere sui vaccini e sulle scuole cosa ha fatto il governo precedente per un anno. Detto questo, ragiono di futuro, non ho mai mangiato involtini primavera o bevuto aperitivi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, quindi mi godo il sole di Napoli. A me interessa che vengano messi in sicurezza prima di altri. Sarà un piccolo segnale, però l'adozione delle mascherine trasparenti per rispetto dei non udenti, e in Italia ci sono quasi 1 milione di sordi e ipoudenti, è un segnale di attenzione concreta. Senta, tornando al processo, si aspettava di trovarmi in aula 99 volte per non averci messo la palla in questa... Torno a casa sereno lo stesso, ho gusti musicali diversi. Per Felizio De André e De Gregori 99 cose, però questo fa parte della soggettività e del bello della musica. Quando uno parla di prendere a calci nel sedere un'altra persona che non ha diritto di venire a Milano, a Roma, a Napoli, in altre città italiane, non fa una critica politica, istiga la violenza. Se uno sbaglia, ammette l'errore, chiede scusa, fa una donazione ad un'associazione di volontariato di Napoli e io la prossima volta torno qua a occuparmi di lavoro e non degli insulti dei 99 posse. Poi non li ho visti, me ne farò una ragione, torno a casa sereno lo stesso. Qualche spottò per la mattina l'ha ricevuto Napoli. O dobbiamo pensarci ho scelto il giorno giusto. No, mi sono collegato con diverse radio napoletane, però non mi attacco ai rigori non dati. Il Napoli ha giocato meglio, ha meritato di vincere. Il Milan ha giocato male, ha meritato di perdere, punto. Non voglio pareggiare con un rigore dubbio al 90°.